Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, adesso andiamo a vedere questo nuovo video di questo pane. Bene, seguitemi. Eccoci qua, ho preparato le farine. Questa è la farina di farro integrale. Io userò questa farina del Molino Cipolla e la zero sempre del Molino Cipolla. Poi c'è la pasta madre, l'acqua. Ho preparato 370 grammi d'acqua e poi vediamo nel corso dell'impasto se ne serve di più o di meno. Allora, farò questo impasto a mano. Voi direte perché a mano? Se abbiamo la planetaria, fatelo in planetaria tranquillamente. Voglio fare anche un impasto per le amiche magari che non hanno la planetaria. Può succedere anche che non ci va di sporcarla, di metterla in mezzo. Succede anche questo. Quindi ho versato le farine dentro la ciotola, le ho miscelate. Come ho detto prima, ho messo soltanto 200 grammi di farro, quindi non è tutto farro. Ora ho sciolto un pochino con una parte di acqua, la mia pasta madre e ce la verso, dentro, al centro. Continuo a mettere acqua, così, giro un pochino prima e poi aggiungo subito altra acqua. Quindi continuo a girare con il cucchiaio, il sale lo mettiamo dopo, o lo mettiamo in un po' d'acqua che lasciamo nel contenitore, lo sciogliamo, oppure lo mettiamo direttamente nell'impasto, ma dopo aver impastato un pochino. Ok, l'acqua è quasi finita. Così mi regolo anche della quantità di acqua, se è giusta o meno. Infatti l'acqua non è mai uno standard quando guardiamo la ricetta, non è che dobbiamo andare a mettere quell'acqua precisa, magari stiamo usando altri tipi di farine e non è l'assorbimento non è sempre uguale. Allora io ho messo il sale nell'acqua che adesso andrò a sciogliere un pochino. E continuo così con la mano, con il pugno, impasto. Adesso qui farò dei tagli perché altrimenti mi annoio con questo impastamento, però senza avere fretta, all'inizio rimarrà un pochino rustico l'impasto, non è che devi incordare subito perché poi andremo a fare delle pieghe, vedrete che piano piano portiamo l'impasto ad incordatura. Bene. Continuo un altro pochino, poi lo lascio riposare così, vedete, un po' grezzo, ci metto un telo sopra e lo lascio almeno mezz'ora, 40 minuti. Poi lo riprendo, mi sto facendo ora. Vedete, l'impasto già ha cambiato la consistenza, già il glutine si sta sviluppando, quindi faccio delle pieghe così, lo copro e aspetto ancora almeno mezz'ora. Adesso fa freddo, si può lasciare anche un'ora volendo. Poi lo riprendo. Facciamo un altro giretto di pieghe, così sta diventando elastico, quindi vedete anche senza planetaria arriviamo lo stesso all'incordatura. Ecco qua. Adesso lo metto sul piano di lavoro, così lo lavoro meglio perché poi ho deciso anche di fare una laminazione per inserire dei semini. Quindi
Lo pirlo così un pochino, dopo aver fatto le pieghe, lo copro e lo lascio un'altra mezz'ora. Bene, ora voglio fare questa laminatura che io non faccio mai sul pane. La laminatura di solito è consigliata per panini, per cose un po' diverse, però questa volta la faccio per inserire questi semini. Quindi proviamo a fare questa laminatura. Magari non la faccio proprio sottile perché dovrebbe essere allargata tipo un velo, Però ci provo, vediamo che cosa ne esce fuori. Allora, metterò questi semini misti, cioè il sesamo, semi di lino, di zucca, semi di chia. Sono semi bio. Non ne metterò tanti, però voi se volete abbondate, io ne metterò di meno perché c'è qualcuno in famiglia che non li gradisce. Qualcuno dei nipoti, quindi ne metterò un pochini così, ancora un altro po'. Ecco qua. Direi che basta così. Vedete, non sono tantissimi, Però gli danno quel sapore, poi con la farina di farro, quel sapore particolare, buono, sapore di buono. Adesso piego, comincio a piegare, vediamo se riesco, è morbidissimo questo impasto, molto morbido. Piego così, ops, c'è un po' attaccato ma non ho voluto mettere farina sotto. Piego a portafoglio. E poi piego ancora così e ancora bene. Quindi questo diciamo che è anche un giro di pieghe. Pirlo, poi ho preparato un contenitore che ho oliato e ci vado a mettere l'impasto dentro. E lo lascio lievitare. A dopo. Allora, io l'ho lasciato a temperatura ambiente all'incirca 5 ore. Poi, a seconda delle vostre esigenze, vedete voi, potete fare anche un passaggio in frigo volendo, anche se fa freddo, però io non lo lascerei tutta la notte a temperatura ambiente. È un passaggino in frigo, poi basta lasciare acclimatare un paio d'ore e si può proseguire per la ricetta. Allora, qui mi è saltato il primo giro di pieghe, non so perché non mi ha registrato. Sapete che faccio tutto da sola, quindi qualcosa, qualche errore ogni tanto lo faccio, perdonatemi. Ultimamente poi sono un pochino distratta quando vado a editare questi video. Quindi dicevo, questo, vedete che belle bolle che ci sono. Questo è il secondo giro di pieghe. Dopodiché, poi, passato il tempo, passerò alla formatura della pagnotta. Scusatemi. Come al solito copro, ci metto sopra una bowl, una ciotola e lo lascio minimo 30 minuti, se fa molto freddo anche di più. Bene, adesso ho deciso di formare una pagnotta invece del solito filone, così farò una cosa diversa. Quindi ho messo la semola pochissima, ne ho messo pochissima più che mai sulle mani. Perché è un impasto molto morbido, molto ben idratato. Quindi procedo così per la pagnotta. Piego i lembi, stringo un pochino. Ok. Ecco qua. È anche ben lievitato, quindi la seconda lievitazione sarà molto più corta sicuramente. Penso che 2 ore dovrebbero bastare.
Questo dipende molto dalla temperatura che avete in casa. Se abbiamo i riscaldamenti accesi, magari più veloce, ma se fa molto freddo ci vorrà di più, oppure mettiamo in una cella di lievitazione. Ho preparato il cestino, eccolo qua. Ce l'adagio con la chiusura girata in alto perché io poi ribalto sulla pala. Quindi a seconda del vostro metodo fate come meglio credete. Metto la semola. Ah, potevo mettere un po' di germe di grano. Ci metto un po' di germe di grano, guardate, sotto. Ci avevo pensato, poi ho dimenticato. Però potete anche omettere questa cosa. Io ce l'ho, volevo usarlo. Visto che non l'ho messo dentro, lo metto fuori. Bene, quindi copro e lascio lievitare. Eccolo qua, sembra che non è cresciuto, ma è cresciuto perché il cestino si allarga, quindi quel poco che è cresciuto va bene. Sono passate 2 ore, 2 ore e mezza all'incirca. Allora, mi preparo, ho acceso il forno naturalmente che già è a temperatura, programmato con due spruzzi di vapore. E voi, se volete, spruzzate mettete un pentolino oppure spruzzate con uno spruzzino un po' d'acqua per creare vapore. Allora, vedete, ho girato, non serve semola perché già c'è. E adesso ci faccio dei tagli così a mo' di quadrati, molto morbido, difficile anche fare i tagli, però vi faccio lo stesso, piano piano senza tagliarmi. Qui ho messo la velocità doppia. Ok, e quando è pronta la faccio scivolare con la carta forno, con la pala, nella teglia che già è calda, che già sta nel forno ed è già calda. Vedete, il forno è a 250. Ora con il dito faccio il primo spruzzo di vapore, poi quando mi segnala il secondo, vado con il secondo. Guardate, si sta già gonfiando. Qui ho messo in sequenza, il timer ho impostato a 50 minuti. 50 minuti, ma dopo i primi 20 minuti ho abbassato già 2,30, poi ancora 10 minuti, 2,20, man mano fino ad abbassare a 200 ed eccolo pronto. È profumatissimo, si sente un profumo qui in cucina molto molto buono, profumo di buono. Questi sono i 10 minuti a spiffero, avete visto, ho messo il guanto per traverso e lasciato il forno a spiffero. Ed eccolo qua, il pane è pronto, ora lo faccio raffreddare un pochino. Come sapete il pane si taglia freddo, anche se io l'ho tagliato, era ancora un pochino tiepido. Io direi che è molto molto bello, rimane morbido con il farro, il dentro è morbido, non è croccante come di solito faccio quando faccio con altre farine, però direi che è molto bello e buono. Bene amici, vi ringrazio della visione. Come al solito vi invito a lasciare un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!